anche quest'anno siamo venuti a domandare al priore della Fontana Castello di Biancastagnaio per la festa del patrono San Filippo. Allora, onorando, come diciamo a Siena, questa festa come si presenta per Castello, per questa festa di Fontana? Ciao Camillo, grazie, grazie del pensiero di esserti ricordato di noi in prossimità di questi festeggiamenti. San Filippo, patrono della contrada, patrono di Biancastagnaio, quindi festa titolare per noi castellesi. Primo appuntamento direi importante che poi apre la stagione estiva, no? Quindi un susseguirsi poi di appuntamenti che porteranno la contrada, come le altre contrade, alla Corsa del Palio. Il programma per quanto riguarda la nostra festa titolare è diviso in due appuntamenti, sabato 20 e sabato 27. Si svolgerà con i soliti riti più o meno degli ultimi anni, quindi la parte religiosa della messa nella chiesa di San Filippo, dell'omaggio al cimitero ai nostri cari contradaioli defunti, la parte di approfondimento culturale come facciamo ormai da anni insieme alla professoressa Sacchi, sempre sulla vita o comunque sulle esperienze e sulle cose che ha fatto San Filippo, dandogli quest'anno un taglio un po' diverso chiaramente dallo scorso e cercando sempre di creare delle connotazioni tra la vita di San Filippo e la vita di contrada. La parte poi bella, no? della sfilata dei nostri figuranti, l'esibizione di tamburini e sbandieratori, quelli ufficiali di piazza, diciamo, e anche le nuove leve, e poi vabbè, la classica aperitivo, la classica cena, e la prossima settimana una pericena, una festicciola un po' tutti insieme, che sarà l'occasione anche per l'estrazione dei numeri della sottoscrizione volontaria che abbiamo organizzato. Gli inverni sono sempre lunghi, come approccia la contrada guidata a questo anno nuovo, praticamente parte adesso proprio con la festa della contrada? Come l'ha passato l'inverno? Quali sono gli obiettivi primari? Diciamo che questo è un anno di rinnovamento perché noi abbiamo concluso il 2022 facendo le elezioni del consiglio di contrada. Inutile negare che come tutti gli anni di rinnovamento sono quelli un po' difficili, no? Ripartire è sempre un po' più difficile. Difficile perché è un po' nel DNA del castellese quello di essere un po' scontento magari in base ai voti presi o comunque poco propenso a volte al cambiamento, eccetera. E dall'altra comunque quando si inizia poi collaborazioni con gruppi di lavoro nuovi, con persone nuove che chiaramente possono portare il proprio entusiasmo, le proprie nuove esperienze, però è sempre un po' difficile perché bisogna entrare insomma in sintonia, bisogna cambiare le modalità operative, come si lavora, darsi degli obiettivi, quindi si parte sempre un pochettino a rilento. Devo dire comunque che nonostante questo siamo contenti perché la contrada insomma è in salute ormai da anni. È chiaro che abbiamo avuto un esploit di crescita negli anni precedenti, siamo poi stati interrotti così come tutti dal Covid, ripartire dal Covid non è stato semplice, però ce l'abbiamo fatta. È chiaro che però a Biancastagnaio per gli abitanti che abbiamo, per le dimensioni che abbiamo, non è che ogni anno le contrade possono crescere di chissà quanti membri o inventarsi chissà quante attività. Però tutto sommato siamo contenti perché comunque, ripeto, siamo in salute, presenti, una buona affluenza nelle varie fasce d'età, una buona affluenza soprattutto nel gruppo giovani e questo insomma ci dà ben sperare anche per affrontare questi mesi che mancano al palio e quindi che saranno poi i mesi più ricchi di appuntamenti in cui bisogna essere più presenti e più motivati. Pista nuova, quindi alla fine ce l'avete fatta a farla fare, ce la farete per quest'anno, sì, a percorrerci. E poi qual è l'entusiasmo per questa nuova pista? Vostro e di Biancastagnaio? Sì, diciamo che è un po' l'argomento del momento, un argomento un po' già da tempo che è diventato più importante, con più fermento in queste ultime settimane perché l'amministrazione comunale è riuscita finalmente a far partire i lavori. Ci siamo riuniti, l'amministrazione sta facendo un grande lavoro per fare in modo di consegnare la pista
almeno il primo step di questo parco del Palio che verrà costituito in tempo per poter svolgere tutte le attività inerenti al Palio, quindi le prove, i vari appuntamenti pre-corsa. È un lavoro importante, è un lavoro che sicuramente desta molto interesse all'interno delle contrade, all'interno della popolazione di Biancastagnaio. È un lavoro importante, è un lavoro che cambia un po' le impostazioni del Palio, perché comunque una location nuova significa anche la necessità di riorganizzarsi, di riorganizzare le cose più spicciole, apparentemente più banali, come possono essere gli orari piuttosto che gli accessi, il corteo storico, delle tradizioni che ormai noi per oltre 40 anni eravamo abituati a svolgere in un certo modo e ci dovremo riorganizzare e trovare nuove soluzioni e adattarci a nuove soluzioni. Il cambiamento non è mai semplice, noto però entusiasmo, noto voglia di riuscire tutti insieme a questo grande obiettivo, un obiettivo storico, noto nella mia contrada, ma credo in tutte le altre, che ci sia l'entusiasmo, ci sono avvicinate anche delle persone a dare disponibilità nei gruppi di lavoro che stiamo creando per dare una mano al magistrato delle contrade, appunto su argomenti tecnici, inerenti proprio tecnici alla pista, piuttosto che burocratici, come un'eventuale convenzione, un'eventuale gestione futura, eccetera. E quindi, insomma, ecco, direi che stiamo approcciando con positività e con voglia di raggiungere l'obiettivo questo traguardo, insomma, che è un importante traguardo per tutta la festa. Detto della pista, il Palio, che dice questo Palio? Il capitano che dice? Fa mio borsellino se ti disturbo? Già comincia a chiedere? Ma il capitano, da questo punto di vista, citavi il chiedere, in castello può stare tranquillo, nel senso che da tanti punti di vista ci sono ormai da anni le potenzialità per poter dormire su quattro cuscini nella gestione di un Palio vinto. È chiaro che il Palio è fatto da tante componenti, noi sicuramente usciamo da un lungo periodo in cui qualcosa di sicuro abbiamo sbagliato, saremo stati poco fortunati. Ci sarà stato qualcosa nel lavoro fatto durante l'inverno che magari a volte non ha funzionato per demeriti nostri o per demeriti di altri nella maniera corretta. Usciamo da un Palio difficile, un Palio brutto, è inutile volerlo nascondere, un Palio in cui potevamo essere i protagonisti, ma qualcosa, e non per colpa nostra probabilmente in questo specifico caso, non ha girato per il verso giusto. Probabilmente un po' la sfortuna, ma un po' anche forse il lavoro non proprio fatto in maniera eccellente da parte di qualche addetto ai lavori ci ha portato a fare una corsa che purtroppo è durata poco. Dalle sconfitte di solito si riparte, ancor di più si riparte quando le sconfitte sono ancora più amare, come è stata quella dello scorso anno. Credo che la capitaneria si stia organizzando, credo che non dobbiamo diciamo leccarci le ferite o comunque piangerci addosso, ma bensì dobbiamo dirottare tutte le energie per cercare di fare bene, per cercare di non ripetere gli errori che abbiamo commesso, da lì ripartire convinti per l'unico obiettivo, perché quando sei la nonna non c'è tanto da girarci intorno, l'obiettivo è solo quello di vincere. Le carte in regola, come dicevo prima, da tanti punti di vista ci sono, quindi da questo punto di vista, come funzione di priore, sono sereno. Il capitano può chiedere perché trova sicuramente una contrada che risponde positivamente. Speriamo che quest'anno anche un po' la fortuna sia dalla parte nostra e si riesca a centrare questo obiettivo, che sarebbe la chiusura di un cerchio per la nostra contrada, credo senza presunzione, che sarebbe meritato. Grazie e in bocca al lupo per tutto della chiacchierata, e in bocca al lupo a Biancastagnaio per questa nuova pista, per questo nuovo mondo, no, che si prepara, e a Castello per tutte le feste e il Palio che verrà. Alla prossima, grazie. Grazie a te, ci vediamo alla inaugurazione della pista. Grazie Camillo.